Amici di Bella Sicilia, io sono Totò il pizzaiolo e oggi faremo una pizza tutta dedicata al team di Bella Sicilia. Dei ragazzi meravigliosi che girando per la Sicilia valorizzano tutte le materie prime e i prodotti caratteristici del posto. Andiamo subito con la nostra pizza. Partiamo da un panetto pizza con lunga maturazione e 72% di idratazione, quindi un impasto ultra leggero e digeribile. Stendiamo la nostra pizza creando il cornicione. Quindi sposto tutta l'aria che c'è nel nostro panetto all'esterno del nostro cornicione. Adesso guarniremo la nostra pizza. La chiamiamo palermitana perché in questa pizza andremo ad utilizzare tutti i prodotti con la quale si va a creare la pasta alla palermitana, quindi finocchietti, sarde, pan grattato e pecorino. Vi voglio far notare che il nostro forno è a legna, utilizziamo la legna d'arancio, quindi una legna siciliana pulita e profumata che dà un ulteriore aroma alla nostra pizza una volta uscita dal forno. La base della nostra pizza sarà con un ottimo pomodoro. Noi utilizziamo il pomodoro San Marzano, che è un pomodoro abbastanza corposo e molto saporito. In entrata andiamo a mettere i nostri finocchietti saltati. E termineremo di guarnire la nostra pizza all'uscita dopo la cottura. Stendiamo giusto sulla pala la nostra pizza, così da non compromettere la riuscita del nostro bel cornicione. Come ben vedete, il nostro cornicione sta iniziando a sviluppare e questo è sinonimo di una corretta fermentazione e una corretta trasformazione degli zuccheri della farina in anidride carbonica. Quindi l'impasto si presenterà al palato scioglievole, ma la cosa fondamentale è che sarà digeribile. Questa è la chiave di tutti i miei impasti. Quello che stiamo facendo adesso è asciugare per bene il cornicione, perché abbiamo comunque un'alta idratazione. E adesso finiremo di condire la nostra pizza tutta all'uscita. Iniziamo creando una patina di olio siciliano, un olio aromatizzato all'aglio. Facciamo un giro di pan grattato leggermente tostato in padella. Facciamo un altro giro di pecorino
stagionato, sempre siciliano. Continuiamo la nostra guarnizione con alici del territorio catanese. Io ho voluto rivisitare un po' la ricetta mettendo pinoli, e adesso uvetta passa, che diamo quel sentore leggermente dolce, avendo una pizza abbastanza sapida perché abbiamo alici e pecorino. Quindi diamo un leggero sentore di dolce. Finiamo mettendo 3 foglioline di basilico che stanno a rappresentare la nostra trinacria. Una pizza siciliana. Adesso facciamo un'ultima prova col taglio del cornicione. Dove possiamo notare un cornicione alveolato, vuoto, che è garanzia della digeribilità dell'impasto. Amici cari, questa pizza è dedicata a tutto il team di Bella Sicilia per la loro generosità nel girare tantissimi posti siciliani e valorizzare, ripeto, tutta la nostra zona, valorizzando tutti quelli che sono i nostri prodotti siciliani. Questa è la pizza palermitana, una pizza fatta, creata nel mio nuovo menù invernale con le stesse logiche della quale si fa la pasta con le sarde palermitana. Grazie a tutti, non mi resta che dirvi che vi aspetto a Valguarnera Caro Pepe, pizzeria Dal Cigno, adesso apriremo un'altra pizzeria, sempre a Valguarnera Caro Pepe. Questa è la mia pizza, questo è il mio impasto, un saluto a tutti e arrivederci al prossimo video.